Bentrovati telespettatori del Sasso nello Stagno. Questa settimana siamo a Clusone per parlare di una ricerca da poco uscita sui media. Parliamo di giovani e di fumo. Purtroppo sempre prima i ragazzi in giovane età, si parla di 13-14 anni, iniziano il loro rapporto con le sigarette. Cosa fare per far capire loro che assolutamente non è da fare? Sentiamo cosa ne dice la gente qua a Clusone. Io non fumo. Oh, mai fumato? Mai fumato no. Allora, prima figlia, 32 anni, incinta mia moglie, basta. Smesso? Smesso. Oh, ma a che età ha cominciato con la prima sigaretta? Insomma, prima del militare, poi col militare un pochino. Perché l'inchiesta di oggi punta lì, ai giovani e al fumo. No. Perché aumenta il numero di minorenni che fumano. Lo so, purtroppo è una cosa che... Sì, vabbè, a quell'età lì anche per come dire, l'ospizio oppure emulare altri, però... E così fa sentire uomini fumare. Ecco. All'inizio, poi se si entra nel vizio, è un vizio come tutte le cose. Ma quindi la colpa è dei genitori? La colpa che magari fumano? La colpa è delle amicizie? No, credo più volere emulare qualcun altro magari che fuma. I genitori dovrebbero, quando possono, dovrebbero magari impedirlo, però non lo so. Fa sentire... Forse ai nostri tempi. ai suoi tempi lei controllava? No. La cartella io ho due ragazzi, non fumano nessuno. Fortunatamente non fumano nessuno dei due. Ma da giovane lei... Ha fatto il bravo papà, che diceva cosa? Loro, ripeto, non mi hanno visto fumare. Ma le ragazze non sono mai tornate a casa con un pacchetto di sigarette nascosto nella cartella? Che io sappia, no. Le mie no. O perlomeno sono state furbe e l'hanno fregata. No, non credo. Purtroppo sempre più giovani che fumano. Sbagliano. Non dovrebbe fumare. Ma cos'è, fumare di moda? Per moda, per me. Se capiscono bene, non dovrebbe fumare. Lei fuma, ha fumato? No, mai. Neanche da giovane? Non ha mai provato? Mai. Come mai? Non ho provato. Sono esperienze che non dico bisogna fare, però i ragazzini... Succedono. Succede che... E di solito prendono spunto dai genitori? Cioè, sono i genitori che influenzano dai amici che ci sono, per me. Okay. Per moda. Una cosa che non ti fa bene, non dovrebbe prendere. Lei ha figli che fumano, nipoti? No, nessuno. Ho due figli ma non fumano. Ma lei quando i suoi figli erano più piccoli, li controllava? Sentiva l'alito quando tornava a casa la sera? Controllava. Sì? Ma... Non ho mai trovato un pacchetto di sigarette? Mai. Dipende da genitori. Bene, ma meglio così. Molto importante. Esempio dei genitori è molto importante per l'educazione dei figli. Se i genitori fumano, secondo lei, i figli si sentono giustificati? 50% c'è rischio per fumare anche loro. Quindi se volete figli non fumatori, genitori, non fumate neppure voi. Per me sì. Sul fumo, ok. Voi non fumate? No, io no. Lei fuma? Sì. Da quanti anni? Quanti anni? 20. 20 anni? 20 anni. Si inizia a fumare da giovani? Sì, è vero. È vero? È vero. Anche minorenni. Questo è il problema più grosso, penso. Voi avete figli? Sì, questo è mio figlio. È giovane. Ma pensavo fosse un sorello, fratello. No, grazie, ma no, è mio figlio. Giovanissimo. Non ha mai tentato di convincerlo a non fumare? Tutti i giorni, tutte le ore del giorno. Ma con quale risultato? Niente. Penso che un giorno va a capire che bisogna... Di smettere di fumare. Ci provi a non fumare? Se già tentò a non fumare? Una volta. Una volta. E poi... No. Molto stress. Per lo stress, bisogna fumare per lo stress. Ma a che età ha iniziato? A fumare? Mio figlio? Sì. Quando era piccolo, di 14 anni, dopo ha smesso di fumare, dopo è tornato quando era adulto.
E infatti proprio l'inchiesta dice che i ragazzi, i minorenni, fumano sempre più minorenni. Sì, questo è vero. Questo è vero, perché vedo della mia nipote, vedo l'amica e tutto fumo, ma la mia nipote no. Come si può fare per tentare appunto di liberare i ragazzi da questo vizio, che è pericoloso? L'orientazione, penso che deve orientare, spiegare come è, perché è pericoloso, cosa succede con il corpo, con il polmone. Bisogna educazione, un'educazione più precisa, ma come si dice, non lo so dire in italiano, ma più dirigida, più al punto. Ok, anche più rigida. Più rigida anche. Okay, okay. Anche. Lei ci ha provato, ma... Come? Lei ha provato da piccolino a convincerlo? Sì. Come sì, ha fatto? Cosa gli diceva? Le spiegava tutto, dal problema della salute, che non è buono. Ma lui non ha voluto sapere? No. Cosa ha detto? È da testa dura. Testa dura. Non è quindi colpa dei genitori, perché lei non fumava. I genitori sì, il papà sì, fumava. Ah, okay. Il papà. Quindi secondo lei può essere anche l'esempio dei più grandi? Sì, è perché a tanto tempo fa non si sapeva che era pericoloso. Anche mio papà fumava, ma non si sapeva che era tan pericoloso. E lei invece come mai non ha fortunatamente preso? Non mi piace niente, non mi piace per niente, spuzza. Puzza, fumo. Puzza. Meglio così. Non fumo. Sicuro? Sicuro. Non fumo perché... Ma non l'hai mai neanche provato? No, perché buttare via il fumo così fa tutto fumo. Perché i ragazzi di oggi, purtroppo, i minorenni fumano sempre di più. Sempre più giovani fumano. Mi dispiace per loro. Buttano via i soldi in fumo. I soldi anche la salute. Che è la da più, amo. Come si fa a far capire a un giovanotto, a un ragazzino, che deve stare lontano dalle sigarette? È un po' dura. Come faccio a fargli dire al Peldim, so granta se fa come che noia? Ah. Oggi ti rispondono così, mi dispiace dirlo, ma purtroppo è così. Non c'è più l'educazione dei figli. Guarda, noi genitori, secondo me, non siamo più capaci di dire ai figli quello che puoi fare o quello che non devi fare. Ma secondo lei sarebbero più da controllare anche andandogli a mettere le mani nella cartella, frugandogli nei cassetti? Per vedere se nascondono magari un pacchetto. Io ho già un figlio più grande, perciò non posso frugargli nella cartella neanche nel cassetto. Ma quando era giovane l'ha fatto? Non l'ha mai controllato? No, lo vedevo. Se fumava, beveva qualcosa, riuscivo a capire se un figlio aveva... Sì. Beh, se beveva, se ero ubriaco, fregio, si può capire, quello lo capivo anche io. Ma se il fumava capisce, beh, te. Scusa se lo dico in bergamasco. Certo, ma da cosa si capisce? Beh, al di là del fumo capisci che... Dopo bisogna dire che fumo intendete voi, Sigaretta. Ah. No, robe più pesanti. Vabbè, dai, buona giornata. Meglio che non rispondo. Perché? Due pacchetti al giorno? Fumo. No, non so quanto fumo, fermerò... È un pacchettino, sì. Un pacchetto? Sì. Quando è iniziato? 20 anni, 30 anni fa. Ne ho 42, siamo a 18 anni, dai. 18 Qual anni. È stata la molla che ti ha fatto scattare la prima sigaretta? Così, quando vai a scuola sai com'è. Fumano tutti e incominci anche te e via. E adesso invece tanti, meno di 18 anni. Ragazzi fumo, so, molti... Cominciano a fumare... Cominciano sempre prima a fumare. Cominciano a fumare giovani. Cosa vuoi fare? Io voglio smettere. È una moda fumare? Non è una moda, non lo so. Sì, è una moda. È proprio una moda perché vedono i grandi, cominciano ad andare a scuola, che è uno dietro l'altro e via. Ti fa sentire più figo magari la sigaretta in bocca a una certa età? A quell'età lì sì. Quando sei grande dici ma che cacchio faccio? E dopo però è duro smettere. Quando sei grande si prova appunto a smettere. Si prova a smettere. Quando sei giovane non si pensa forse a... Quando arriverà dopo il tempo da smettere. Com'è? Quali sono i metodi per smettere di fumare? È dura. Quali i metodi? Perché lo sto provando anche adesso. Ho sentito parlare di cerotti, di graffette, di tutto ho sentito parlare. Io non ho mai provato niente. Io ho fatto un intervento 2 settimane fa, ho dovuto smettere per 2 giorni. Ti dico che è stata un po' dura. Sì, senza cerotti. Non immagino cosa si possa fare per smettere. Com'è? È salito il nervoso. La voglia di fumare una c'era comunque.
perciò è meglio non fumare, è meglio non incominciare proprio giovane. No. Tu sei giovane ma hai dei figli? Ho 43 anni, non ho figli, però fumo anche mio fratello, siamo due che fumiamo ogni tanto qualche sigarettina di tabacco e via. Però non fumate, ve lo dico io che è meglio, va. Fumi? Sì. Oh, da quanto? Da qualche anno. Tanti. Sì. Ah, da qualche anno. Da qualche anno tanti. Guarda qui la notizia, cominciano sempre prima a fumare. Come mai i ragazzi sempre prima, 18, poi 17, 16, 15? Sicuramente lo fanno anche per farsi vedere dagli altri che sono più grandi fumando. Io ho un figlio di 16 anni che fortunatamente non fuma, e però me lo dice, ci sono tanti miei amici che per farsi vedere o così magari tendono a accendere la sigaretta. Ma oggi bisogna responsabilizzare i figli e quindi fidarsi di tutto quello che ti dicono? O meglio magari controllare? Sempre meglio controllare, però bisogna anche un po' fidarsi, altrimenti non si vive più. Se ogni volta che escono bisogna avere l'ansia, secondo me è un po'... Dacci i tuoi metodi di controllo. Io ho un ragazzo che è abbastanza bravo, abbastanza diligente, quindi io non sono una di quelle che va tanto a controllare. Certo, quando rientra a casa lo guardo in faccia, lo studio un attimino. Non ti metti vicino a annusarlo? No. Sì, lo annuso, guardo come parla, però no. Più di quello bisogna no. Bisogna avere fiducia sicuramente un po'. Non sei una di quelle mamme apprensive che quando lui non c'è, perché esce con gli amici, comincia a mettere le mani nei cassetti? No, non l'ho mai fatto, spero di non doverlo mai fare. No, non fumo io. Perché non fuma? Perché ho già fumato abbastanza. Nella vita sì? Ha fumato? Sì, ho fumato da giovane, adesso basta. Ma a che età ha cominciato? Quando si è vista sui 18-20 anni. Perché stiamo proprio parlando di quello, di quando si comincia a fumare da giovani. Si comincia sempre prima a fumare. Ma basta. Come mai hai iniziato a fumare? Perché l'andogana te li regalavano. Finché prendi l'abitudine, dopo devi pagarle. Dopo. Ti fanno abituare la sigaretta? Ecco. Ogni volta. Ma forse fanno così ancora. Quando uno arriva in dogana, c'è lì quelli che fanno rappresentanza delle marche delle sigarette. Sì? Te danno gratis, piccole, dopo ti abitui e le compri. Hai capito che farabutti? Non ho mai fumato e non fumerò mai, per un principio. Preferisco l'arrosto al fumo. Questo non è male. Eppure tutti dicono che la loro sigaretta a 16-18 anni l'hanno provata. Resto nessuno, pochi resistono alle tentazioni. Quindi ci vuoi dire che anche tu da giovane... No, mai. Non è una. Ci ho provato, ma poi ho tossito per circa una mezz'ora, per cui... Meno male. Dopo anch'io il fumo passivo l'ho respirato ai tempi. Io ricordo quando avevo i pantaloni corti che si andava al cinema, all'oratorio e la luce che vedevi non era tanto quella sullo schermo, ma quello è il fascio che usciva dal proiettore. C'è l'effetto che poi nel fumo, esatto. E pensavamo arrivassero i Pooh, invece no. Modello Mirage di conclusione dei bei tempi. Ma magari, Mirage era già alta tecnologia. E poi una bellissima sala che tutti rimpiangiamo, con un nome da aereo, ma in fondo era un hangar. E alla forma era la forma di un hangar, Mirage, sì. Certo. Invece il giardino ti rimanevano la pelle o i pantaloni infilati nella... Però queste cose ci piace ricordarle. Comunque tu il fumo zero, non fa per te. No, è pericolosissimo e quindi... Ma c'è un modo per far capire ai giovani i danni che provoca il fumo e quindi tentare di farli stare lontani? Ma probabilmente fare loro una schermografia o far vedere una schermografia, una radiografia, la chiamo con un termine obsoleto, di qualcuno che ha fumato tanto. Però poi noi abbiamo l'esempio della danza macabra, ma non ci guardiamo mai. Stiamo parlando di fumo nelle sigarette. Sì. Tu fumi? Sì. Da quanti anni?
da quando ero maggiorenne, 18 anni. Minorenne no? No. Ma adesso c'è questo problema, hanno fatto questo studio. Al militare ho imparato praticamente, che lì al militare certo. Cosa facevi e quindi si fumava. Adesso si inizia sempre prima anche da minorenne? Sì, adesso sì. Come mai questa cosa, come mai i giovani sono così attirati dalle sigarette? E non solo da quello, anche dall'alcol. Anche dall'alcol, bravissimo. Anche dall'alcol, infatti l'hanno detto, che sono minori, di più minori, quello è vero. E come si fa a tentare appunto di tenerli lontano da alcol e da fumo? Non lo so, soluzione magari alla scuola, ne parlano, però secondo me, secondo lì la gente che beccano, i ragazzi, compagnie brutte, sbagliate, vai su quei livelli. E lei ovviamente è piccolina, quindi... È piccolina, no, per quello odia il fumo, odia... Bene, e tu gli dici ogni tanto a papà di non fumare? Sì. Benissimo, e il papà si fa un po' convincere, quindi riduce il numero. Sì, per quello sì, lo riduco. Certo, fa male, non solo il fumo comunque. Certo. Se vogliamo vedere anche l'aria, il mangiare. Sì. Se si fa abuso, fa male tutto comunque. Hai tentato anche di smettere? Ci hai provato? Dì la verità, no. Ancora no, però... Perché non mi ti sa che arriverà, non mi interessa, ma mi sa che arriverà il momento che poi smetterò. Quando magari arrivano qualche analisi, ecco, qualche del medico. Quando arrivano le analisi, poi lì uno è normale, si fa un po' e certo. Poi magari smetti. Ma della serie, i ragazzi giovani vanno controllati? Sì. Sì, andrebbero infatti controllati, però e quindi... non è facile neanche controllare. E quindi... bisognerebbe entrare nelle loro camerette, vedere cosa nascondono nei cassetti. Bravo, sì, quello sì, sarebbe da fare. Ma tanto i giovani sono intelligenti, quindi non fumeranno. Sono furbi. Cominciano sempre prima a fumare. Lui è ancora piccolino. Ti conviene. Lui è ancora piccolino, quindi non credo proprio. Speriamo. Ma ti sta dicendo che si è appena fumato una sigaretta? Esatto. Fantastico. Mi spiace, l'ho appena spenta. Ok. Tu fumi? Io fumo. Come mai hai iniziato a fumare? Così. Poi ho smesso, poi ho iniziato, poi ho smesso, poi ho iniziato, adesso non intendo neanche smettere. Ma i figli, secondo te, fumano perché vedono i genitori fumare, fumano no, perché si sentono grandi, fumano perché... Fumano perché si sentono grandi. Quello. Quello che è successo magari a te. Esatto. E tu vorresti, cioè, se lui si mettesse a fumare con te in compagnia, avresti qualcosa da ridire? Non posso neanche dire. Mamma, andiamo sul terrazzo, dai, che ce ne fumiamo insieme. Non potrei neanche dire niente, visto che fumo anch'io, certo, glielo spiego, però d'altronde il buon esempio arriva dal genitore, se già quello non c'è. Quindi, prima o poi smetterò, dai. Niente, non fumo. Come hai fatto a non iniziare mai? Mai fumato, in vita mia. Ma magari da giovane una sigarettina? No. Ma neanche da giovane, neanche da giovane, non ho mai fumato. Perciò. Come hai fatto a non farti convincere mai dai tuoi amici? Niente, siccome facendo sempre l'attività sportiva, diciamo, allora niente fumo. Sapevi che faceva male, quindi... Non ho mai fumato. Invece i giovani hanno fatto un'inchiesta, cominciano sempre prima. Oui. Sempre da più giovani. Purtroppo la gioventù è così. Ma come mai? Come mai? È un po' una bella domanda che non so, purtroppo non so rispondere. Sarà moda, sarà l'esempio dei genitori magari? No, genitori dai. Genitori che fumano? Vabbè, se i genitori fumano di nascosto comincia a rubare la sigarettina. Fumi? Fumo. Da quanto? Tanto. Come è iniziato? Non mi ricordo, a scuola. Sì. L'inchiesta dice che oggi si comincia sempre prima. Su una volta si cominciava 18, adesso 17, 16. Io 14, 15. Mi sa. 14 anni? Sì. Come mai questa curiosità? Così, amici mi pare. Roba del genere. Ti è piaciuto talmente tanto? Che me lo fa fare ancora fumo, ancora fumo. Ma mai nessun tentativo di smettere? Qualcuno che ti ha convinto? A volte ho provato, ma poi ho riniziato sempre. Dopo un paio di settimane massimo. Si fuma anche in casa? Sì. Per ora arriva il bambino tra poco, quindi smetteremo in casa. E quando stavi con i tuoi? Fumavano, quindi. Quindi fumavano anche loro? Ma poi hanno smesso col mio fratello l'ultimo, sì. Però prima fumavano in casa.
E quindi poi... tu hai la scusa, povero, esatto. Fumate voi, cosa volete da me? Bravo. Non ti hanno mai detto nulla, no, tu sei piccolo, non devi fumare? No, mai. Niente? Niente. Non fumo. Non hai mai fumato? No. È sicuro? Sì, sì, sì. Una fumato. Sigarettina? No, no, no. Un tiro? Quando ero ragazzo qualche sigaretta. Ma ecco, infatti, di solito si inizia o si prova da piccoli. Il problema è questo, che cominciano sempre prima a fumare. Qual è il motivo che ti fa appunto provare la sigaretta? Boh, ne fa sentire più adulti forse. Ah, ok, quello. Voi avete figli? Sì, due. Grandi, piccoli? Non fumano, nessuno dei due. Ma non hanno mai fumato? Ci hanno provato? Davanti a me mai. Ok. Sono abbastanza grande per cui... Ma lei li controllava anche? No, li ho sempre lasciati liberi. Gli ho detto che fa male. Ok. Punto. Basta. E quindi loro hanno seguito il consiglio del papà? Sì. Perché si fuma? Ah, non lo so. Lei non lo sa perché non fuma? Beh, ho fumato 40 anni. Ah! Però sono 20 che non fumo più. La prima sigaretta a che età? Sui 14 anni. Bravo, infatti il nostro... E ho smesso a 50. Il nostro argomento è proprio questo. I ragazzi che fumano sempre prima, cominciano sempre prima. Purtroppo è così. Come mai si inizia a 14 anni a fumare? Non si sapeva cosa fare, si vedevano i genitori a fumare, noi proviamo anche noi. Okay. E quindi i genitori ovviamente non le dicevano nulla? No, sì, dicevano nulla, a volte. Sì? Capirai. Ma le controllavano anche se... Si sentiva l'odore. Ma siccome che fumavano anche loro, cioè mio padre fumava, sì. Di conseguenza non sentivo l'odore, però mia mamma lo sentiva. Capito. E allora erano botte. E lei giustificava, diceva fumo il papà, fumo anch'io. Cosa vuoi fare? Non era una scusa buona? No, non era buona comunque. Sono errori della vita. In casa nostra non fuma nessuno e nemmeno mio figlio. Quanti anni ha? Mio figlio compie 23. Okay. Però siccome uno sportivo non ha mai fumato e non penso che gli interessi neanche fumare. Non ha mai avuto neanche l'esempio dei genitori? No, no, assolutamente, perché né io né mio marito fumiamo. Però quando hai 14-15 anni scatto un po' nell'età della stupidera. Ma ti dirò che lui è sempre stato uno sportivo molto impegnato. Tant'è vero che è nazionale di sci, di ski cross, per cui è molto impegnato su questo fronte e non ha mai avuto dei diversivi. Per cui mi fido dicendo che non ha mai fumato. Poi magari una sigaretta, non so se è scappata, però non penso certo, che certo. Si sia mai fatto coinvolgere più di tanto. Ma i genitori devono anche starsene un po' alla larga e lasciare che i figli con la loro testa capiscano? O meglio che i genitori controllino ogni tanto una perlustrazione in camera? Sì, no, io sono per le perlustrazioni, per i controlli. Okay, sì. Okay. Quindi meglio? È meglio, sì. Dal mio punto di vista sì, è meglio tenerli controllati. E dirglielo? Guarda che ti perlustro. Sì, anche, sì, 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 secondo me sì. Quindi vanno avvisati. Col fiato sul collo. Parliamo di sigarette. Io non fumo, quindi. Da quanto non fumi? Ho 51 anni quasi, sono 50 anni che non fumo. E i giovani invece sì, e cominciano sempre prima purtroppo. Mi dispiace per loro. Qual è la molla che secondo te fa scattare? La noia, il voler essere grandi. Viste le classiche cose che succedevano. Che succedevano anche ai nostri tempi, però bisogna avere l'intelligenza per dire di no. Anche perché adesso, quando ero ragazzina io, tutta l'informazione che c'è adesso non c'era. Adesso è proprio andarsela a cercare. Adesso lo mettono sui pacchetti di sigarette, esatto, le immagini. Esatto. Però la gente non gliene frega niente, ai ragazzi non gliene frega niente, pur di apparire con questa sigaretta. Certo. Allora scatta il controllo da parte dei genitori. O non devono controllare i genitori? Assolutamente sì che devono controllare, assolutamente sì. Ma se tutti dicono che i ragazzi dobbiamo responsabilizzarli... Non significa lasciarli... Sì, ma non significa lasciarli andare allo sbaraglio. Comunque i paletti vanno messi, che abbiano 13 anni, 15 anni, 18 anni, comunque i paletti... Un genitore deve fare questo, deve mettere i paletti, altrimenti se gli lasci fare ciò che vogliono... arriveranno a fare qualunque stupidaggine. Devi lavorare bene, secondo me, i primi 12-13 anni della loro vita, anzi 13 forse sono già troppo avanti, i primi 10 anni della loro vita. Poi se hai lavorato bene, ti fai il segno della croce e speri. Che... In questo caso cosa fare? Non fumare, non fumare, non fumare, non fumare, non fumare. Guai se ti becco, guai se ti becco.
predicare bene, non bisogna predicare bene e razzolare male. Quindi se già in famiglia non si fuma, ok. Però anche lì è tutto soggettivo. Quindi un genitore che fa un discorso contro il fumo, può avere un effetto boomerang, al contrario, cioè può essere che tu gli dici di non fumare, loro per ripicca fumano. Io per esempio nella mia famiglia hanno sempre fumato i miei genitori, però io e mio fratello non abbiamo mai fumato. Magari l'effetto appunto di vedere loro e dire no, che puzza. Esatto, oddio, a ragione del vero c'è stato un periodo, ma è durato pochissimo, della mia vita in cui ho fumato, ma era solo per avere il pacchetto di Marlboro in tasca, era giusto per fare tutta scena. Dopodiché no, dopo non... Le generazioni saltano, quindi la tua non ha fumato e magari i tuoi figli... Assolutamente no, sennò l'ammazzo di botte. Come fai a saperlo? Vabbè, l'attenzione del genitore ci deve essere comunque. Cioè, poi te ne... Allora, devi comunque avere un occhio in più. Devi comunque starci attento. Poi, ripeto, se hai lavorato bene, i risultati ci sono. Con altri genitori oggi si discuteva del fatto se sia giusto o no controllare le loro camerette. Assolutamente sì, perché no? Finché stai sotto casa mia, la camera mia è aperta per te, quindi anche camera tua deve essere aperta per me. Quando hai fatto l'ultima ispezione? No, ispezione, io metto mia figlia è ancora piccola, ha 14 anni, non ancora. Quindi... è l'età pericolosa in cui si inizia a fumare. Però lei non mi pone limiti e di conseguenza poi ha fiducia piena, è ovvio, perché se la merita, perché fino ad ora... Non ho messo la pulce nell'orecchio, stasera no, mi sa no. Che vai a casa e vai a controllare. Tranquillo, tranquillo, ok. Come tentiamo di tenerli lontani dal fumo, sti ragazzi? Con lo sport. Con lo sport. Dici che può essere l'arma giusta? Sì, assolutamente sì. Penso che sia una delle poche. Tu fumi? Sport sono? No, mai. Mai fumato? Mai. Ma figurati, una sigaretta? No, mai. Un tiro a 14 neanche. Anni? Neanche, nemmeno. Mentre le tue amiche? Sì, qualcuna sì. Qualcuno ha smesso, qualcuno ha continuato. Certo, secondo te come mai un ragazzino scatta la voglia della sigaretta? Penso più per il bisogno di mostrarsi agli altri, fondamentalmente, quando si è così giovani. Di farsi vedere grandi. Farsi vedere grandi, per poter sentirsi più importanti, certo. Attirare l'attenzione. E lì arriva il genitore. E io non che sono controlla. Io non sono genitore, quindi non so. Ma tu sei stata figlia. Sono stata figlia. E lì come si sono comportati i tuoi con te? Mi hanno sempre dato fiducia. Sempre. Forse perché io non... Quindi non è che quando arrivavi a casa la sera... Assolutamente no. Anche perché ai miei tempi al bar si fumava, quindi era difficile capire se uno... No, come adesso. Quindi gli abiti puzzavano comunque di fumo. Comunque, indipendentemente, sì. Okay. Però non ti hanno fatto mai... Nessun controllino. Fammi vedere un po' la borsa, la borsetta. Mai. Non ce n'è mai stato bisogno. Ah, brava ragazza. Ero brava. Paradiso di Reita proprio. Non lo so, no, ho fatto anch'io certo. Disperare per altri versi magari, ma non per quello. No. Sai che adesso hanno fatto un'inchiesta e dicono che iniziano sempre prima? Non lo so perché io non ho mai fumato, lei non ha mai fumato, in famiglia non abbiamo non abbiamo mai fumato nessuno. Davvero? Mai? No. Come fate a stare lontano dalla sigaretta? Come avete fatto? Perché adesso sembra in famiglia non fumavano. È il buon esempio dei genitori allora? Brava, anche nella sua famiglia, nella papà e la mamma non hanno mai fumato, perciò. Ma quando lei aveva i figli piccoli li controllava? Mia figlia? La controllavo, certo. E cosa faceva per controllarla? No, non lo voleva il fumo, poteva fare a meno di controllarla perché lei il fumo le ha sempre dato fastidio. Non fumo, mai fumato, le donne della mia famiglia non sono mai fumate. E un unico argomento valido che lo tengo io è dire a mia figlia e anche al figlio che le donne che fumano hanno occhi spenti, hanno denti gialli, ecco... Pelle brutta, capelli brutti... Tutto questo, sulla bellezza funziona bene, per il momento, perché è piccola ancora. Quanti anni ha? 13 anni figlia, 18 il figlio, però speriamo di no. E hanno fatto un sondaggio, una ricerca più che altro, è emerso che cominciano sempre prima, 13-14 anni cominciano il rapporto con le sigarette. Lo so. E quindi 13 anni nel momento un po' critico. Sì, speriamo di no. Ma tu controlli? Fido. Come? Fido.
Più che controllo, fido. Okay. Fatto tutto il lavoro precedente, mi sembra di fidare, mai controllato i telefonini, mai. Okay. Per principio, mai aperto la cartolina, la lettera di qualcuno nella vita, mai. Mm. Nella famiglia, mai aperto nessuno, neanche i miei nonni, papà e mamma, si era indirizzata a qualcun altro di loro, non hanno mai aperto. Non ho mai voglio aperto proseguire neanche... così. Okay. Il telefono, se voglio controllare, gli dico di farmi vedere e mi fanno vedere. Non voglio per principio, poi magari sbaglio. Si vedrà dopo. Non hai mai controllato, magari no, mentre lei era fuori, il suo diario per vedere cosa no, scrive? So dove ci sono i suoi diari, lo faccio anch'io diario, dunque non leggiamo diari. Di... Tu, bisogna fidarsi. Vorrei, sono un po'... è un idealismo, diciamo. Qualche volta funziona, qualche volta no. Spero che funziona. Io non fumo, grazie. Molto bene, come ha fatto a stare lontano dal vizio? Da ragazzo ho provato le Marlboro, la Rampana, non mi diceva niente. La che? La? La Rampana, visto che non sai neanche no, cos'è. Te lo spiegherà poi qualcuno dopo, dai. Sono quelle specie di liane sulle piante, tutte forate che si aspiravano. Non l'ho appassionato un po' perché giocavo a football, così non mi è interessato. Anche altre persone oggi pomeriggio me l'hanno detto, che chi è sportivo di solito tende a stare lontano dal fumo. Non mi diceva niente. Okay. Non mi appassionava, non era buona, non so cosa devo farci. Una ricerca delle ultime settimane, purtroppo, tac, sempre prima i ragazzi cominciano a fumare. Cosa li attrae? Cosa li porta? Vai a provare qualcosa che non hanno mai provato e poi qualcuno va avanti, qualcuno no, qualcuno passa cose peggiori. Però credo che sia il voler far vedere che sono grandi anche loro. Perché il fumo rende grande. Probabilmente, vediamo tutti che fumano lì. E per riuscire a farli stare lontani, controllare di più, controllare di meno? Beh, è difficile. Io nel caso ho un figlio che quando era a scuola a Bergamo, la direttrice, erano le superiori, ha telefonato a casa per dire guardi che ho visto suo figlio fumare. Ah. E da lì, così, ascolta, poi dopo se voleva fumare, fumava lo stesso. Certo. Reazione qual è stata? Non ha più fumato, ma si vede che anche lui l'ha fatto per farsi vedere, penso. Okay. Però adesso attualmente non fuma? No, non ha più fumato. Concediamolo una prova per capire che non è bello, concediamolo a tutti. Non lo so, si vede che qualcuno fuma, io non so sinceramente se mentre uno fuma si rilassa. Perché potrebbe anche darsi, non lo so perché non ho mai provato. Mai provato? Mai provato. ai. No. Vabbè, diciamo che non ne sentiamo la mancanza di sto vizio. No, per niente. Era l'ultima intervista della settimana per il nostro Sasso nello Stagno dedicato al problema dei giovani che fumano sempre prima. Grazie a Vladimir Lazzarini, montaggio e riprese del Sasso nello Stagno. Vi aspettiamo sempre qui su Antenna 2 TV tra 7 giorni con un nuovo Sasso nello Stagno.